Ok, siamo tornati e adesso abbiamo quel problema lì. Giustamente siamo morti vicino al reattore e ritorniamo lì, ci riavveleniamo e dobbiamo lanciare l'hazmat suit dentro l'Upgrade. Questa è l'operazione che bisogna fare. Vediamo se riusciamo a non morire perché al tempo che carica noi siamo già spawnati in realtà. Se mi raccoglie però le mele dovrei farcela. Forse. Ok, ci siamo salvati per ora. Bene. Ok, sta zona qua è ultra tossica ormai. Ma in base non è tossica, vero? L'aria non è tossica adesso in base. Allora, ok, dobbiamo fare così, guardate cosa dobbiamo fare. Allora, facciamo bam, buttiamo dentro hazmat roba dentro qua. E sì, niente, dobbiamo per forza. Vabbè, facciamo che. Ma vabbè, niente, aspettiamo. Devo per forza aspettare. Devo rifare questa operazione di rigioinare il mondo perché mi crasha, ma vabbè. Non è che se mettiamo un'area un po' più grande di chunk loading, magari. Ok, bene, non ce l'ho fatta. Ok, morte di radiation poisoning, va bene. E questo non è un problema. Ora dovremmo avere l'hazmat suit però. Hazmat suit, esatto. All'interno dell'upgrade. Quindi, protezione 0, ma dovremmo riuscire ad andare dove siamo morti fino adesso. Ah, vediamo. Tanto facciamo questo esperimento qua. Vediamo se. Ah, posso. Ah, non posso. Vabbè, è inutile. Vediamo se. Non abbiamo una speed potion per caso, cioè così, perché preferisco piuttosto andarlo a corsa. Speed. Pushes mob around a lightning speed. Questa non ci fa mica andare in avanti per caso, o sbaglio? No, mi ricordo male. Vabbè. Oppure tipo le Hermes shoes non ci sono. Tanto là le nostre robe rimangono. Shoes. Hermes. Fly. Speed. No, mi sa che. Diving leggings. No. Vabbè, tanto non è un grave problema. Ok. Ah, ok. Mi è anche venuto un dubbio abbastanza panico in realtà. Non ricordavo se avessi interrotto il funzionamento del. Come si dice? Del reattore. Perché tutto bene, ma abbiamo il piccolo problema. Come voi già sapete, di. Ok, ecco perché c'era tutto quel. Però in teoria adesso dovremmo essere safe con la Hazmat Suit, no? In teoria sì. In teoria sì. Boh, facciamo la piega che tanto. Arriviamo abbastanza in fretta. Ok, signori, siamo qua. E siamo dentro in teoria la zona contaminata. Sentiamo un contatore Geiger, ma come vedete siamo safe. Quindi molto bene. Cosa buonissima in realtà, quindi perfetto. Ok. Oh no, oh no. Hai seriamente fatto questa operazione? Perché hai fatto questa operazione? Ma perché hai fatto questa operazione? Perché hai fatto questa operazione? Ma scusa, facciamo così. Tanto in base abbiamo detto che. Boh, in base funziona sempre. Ma moriamo qua. Tanto. Niente, oh, cioè, non ho capito perché fa così. Ma vabbè, questo è un discorso diverso. Cioè, decide che. No, perché sto continuando a mangiare? Non devo mangiare. Tanto. Allora, il mangiare al Goggles posso tenerli su. Tanto non ci interessano. Niente, dai, fammi morire veloce. Mi sembra molto lento a morire. Vorrei aumentare un attimino il livello di morte, per favore. Grazie. Anche se fai un po' più in fretta, guarda che non mi dispiace. Vuoi che ti do una mano? Oh no! Oh no! Ok, abbiamo fatto una cosa brutta.
mi son quasi chiuso dentro la robetta qua. Tra l'altro, ma sta potentissima che sta tutta qua, non brucia neanche. Lava, vediamo se... Aspetta a morire, aspetta, voglio sistemare questo. Ok, non ce l'ho fatta, vabbè. Ok, comunque siamo adesso... Ah già, c'è il cactus. Siamo morti, molto bene. Spettacolare. Siamo già tornati, quindi tac, death, remove, yes, death, remove, yes, ok, molto bene. Andiamo a prenderci la nostra lapidissima. Ok, adesso andiamo addosso l'hazmat suit, perfetto. Ok, rimettiamo il nostro cestino. Ok, quindi safe. Tra l'altro bella, potentissima, possiamo gettarci nella lava con quella roba qua senza morire. Questo è in effetti interessante, non sapevo di questa funzionalità. Ok, e quindi qua in realtà ci siamo, quindi siamo safe, siamo messi bene, diciamo. Allora, però io farei una cosa, fissible fuel. Riesci a craftarmene 10.000, perché vorrei averne un po' extra da tenere in laboratorio, diciamo. Vorrei essere un attimo safe. Ok, ci vediamo appena arrivo là in fondo, nuovamente. Ok, siamo nuovamente tornati nella zona contaminata e siamo safe. Ora non dobbiamo raccogliere niente, quindi non ci scambiano nessuna tuta. Quindi, molto bene. Quindi qua... Ah, è tutto safe, perfetto. Ok, non abbiamo... Ok. Ok, è tutto safe. Quindi, abbiamo detto che facciamo gases... Input sopra e input sotto. Quindi può tenere più di un gas, tra l'altro, perché io questo non lo so. Speriamo di sì, ovviamente. Perché anche se però vabbè sì, possiamo fare così. Perché tu ovviamente hai due gas. Esatto, due gas diversi, lo steam e questo. Quindi in realtà vabbè, in realtà puoi fare semplicemente così in modo da rimanere separato. Ok, e nel caso invece mi dicesse che non possiamo metterli tutte e due, non è un grave problema, mettiamo un altro entangle porter e li mettiamo qui tranquillamente. Ok, quindi qua in realtà facciamo così. Ok. No, ok, sì, possiamo mettere dentro altri gas. O no? Perché gas adesso è steam. Perché fissible fuel ovviamente è troppo, quindi fissible fuel si sta caricando. Ah, può tenerne uno solo. Ok. E allora forse è meglio far così, sapete, guarda, è meglio fare così. Mettiamo altri due entangle coso. Posso rinominarlo? Vabbè, reactor. Ok, vabbè, facciamo reactor output 1. No, aspettate, mettiamo però entangle porta. Ok, craftane altri due, abbiamo detto. Esatto, perché qua vedete che... ok, sì, no, non possiamo farlo ovviamente perché li butta lì dentro, quindi... Ok, vabbè, non è grave, non è assolutamente grave. Allora, qua facciamo una modifica di questo tipo, ok. Così riusciamo a visualizzare il tutto. Ok, sì, ci sta, ok. Sono potentissimi, ma possono portare un solo tipo alla volta. Beh, mi sta anche bene, vi dico, tanto non è assolutamente grave. Allora, no, l'unica cosa però io vorrei... Quanto sono? 8 milioni di millibucket. Quanti ne tiene questi? 64? Divertente. Però possiamo potenziarlo, vero? Sì, mi sembra di sì. Sì, ok. Potenziamolo. Tank. Perché devo usage. Oh yeah, che bello. Ok, usage, potenziamolo ancora. Ok, 1024
Millibuck direi che dovrebbe essere sufficiente. Reinforced alloy. Reinforced alloy. Craftane 10. Tanto avresti potuto rifare subito. Usage. Esatto, usage. Questo. Ok, 1024. Così dovremmo. Dovremmo farcela abbastanza easy. Quindi tu puoi fare però. Gases. Ok, potresti fare output da qui, giusto? Vediamo. No. E facciamo una cosa più semplice. Allora, il fronte è qua. Quindi, gases. Via. Output da sopra. Ok, così. Però aspetta, ti modifico. Voglio adesso una parte input solo da sotto. Ok. Vediamo se. Vediamo se worka. Non sta workando. Ti sei caricato con colpo. Non si sa. Ah, ma devi essere collegato per forza a un cavetto, magari. Beh, facciamo anche qui. Possiamo fare anche così, né? Possiamo fare anche. Sempre gases. No, output da qua ci deve essere. Questo via. Output sotto. Cioè, così almeno non si unisce. Facciamo così. Ok. In teoria, facendo così. Esatto, dovresti caricarti. Vero? Oppure no? Vabbè, facciamo che facciamo così e lo buttiamo, va? Ho già capito che è tutto uno schifo, quindi. Guardate, facciamo così, così è splendido. Va, bellissimo. Dam, tutto dentro qua. Tutto quello che c'è qua dentro, esatto, lo gettiamo via. Perfetto. A posto, risolto. Fantastico. Quindi adesso tu ti stai caricando. Perfetto. Ok, abbiamo risolto il piccolissimo problema che abbiamo riscontrato. Abbiamo buttato via un botto di materiale, ma vabbè, non è un grosso problema, vi direi. Cioè, non mi interessa, vi dico la verità. Ok, quindi qua adesso ritorniamo qua. Connettiamo entangle coso. In cui via, 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 input. Gas, giusto, gas input, esatto, e facciamo reactor output 1. Ok, quindi ti sei caricato, e qua sotto facciamo reactor meno output 2. Perfetto, e tu sei, esatto, abbinato qua, in cui facciamo via, via, e importiamo solo questi. No, stiamo già sbagliando. No, tu non devi assolutamente entrare a sinistra, tu devi entrare assolutamente a destra. Esatto. No, ecco, tu non devi assolutamente collegarti, tu devi fare input. E fin qua là ci siamo, perfetto. Quindi adesso tu ti puoi collegare, puoi andare su, in realtà se puoi andare su dritto per dritto, puoi passare di qui, puoi fare così, puoi venire qui, ok, puoi fare tac 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 tac, perfetto. Quindi qua il nuclear waste, spettacolare, bellissimo, fantastico, meraviglioso. Quindi qua sei in output, qua ti metto in output per sicurezza, però tu qua devi stare configurato come azzurro, riesco output coolant. Beh, e tu in realtà sei funzionante in questo momento, esattamente. Sì, tra l'altro qua è quasi carico, quindi bene. Ok. Allora, quindi qua in realtà ci siamo, tu ti sei alzato. No, ok, il sistema di sicurezza non si è alzato. Perfetto. Vorrei aspettare che questo qua si riempie. Ok, perfetto, così possiamo prenderci. No, perché. Ah, perché si sta caricando qua dentro, vero? Sì, ok. Perché vorrei prendere un cubetto di. Posso esportarlo in un tank? No, perché l'ho appena fatto e non funzionava, quindi direi assolutamente di no.
posso in qualche modo. Ma tra l'altro, upgrade c'è Anchor. Anche questi qua devono avere Anchor. Cioè, in realtà, ripeto, non mi interessa, ma mettiamoglielo proprio per essere certi che nulla si... Anche se ci sono tutti i sistemi di sicurezza che abbiamo già messo in funzione, in realtà, quindi non dovrebbe essere un problema. Ma se possiamo evitare problemi, meglio evitare problemi. Allora, gases, output verso il basso. Però non è vero, non outputta niente, in realtà. Cioè... Cioè, boh, non ho ben capito. Ah, beh, però possiamo fare così. Ok. Ok, teniamoci un 64 fissible fuel qua, che va bene. Ok, così gli impostiamo anche di fare l'autocraft. Ovviamente. E dobbiamo anche mettere un sistema di trasporto rapido, in realtà. Perché non funziona correttamente. Quindi possiamo provare a fare, cos'è, le anchor. Teleportation, queste, le travel anchor. Un cadviz attraverso staff o teleportation enchantment to teleport, esatto, che sono quelle. No, non sono quelle, no. Quello che abbiamo visto della meccanismo, voglio fare meccanismi che mi sembrano meno rompibili, in realtà. Però mi sa che consumano energia, può essere. Laser tractor beam, SPS port, dimension stabilità, l'abbiamo visto l'altra volta. L'abbiamo visto l'altra volta, ne sono certo. Solo che adesso ovviamente non lo troviamo più. E beh, certo, ovvio. Ah, questo, teleporter. Shift N. Ah, ma anche teleporting platform location. Ok, esatto. Che sembra easy in realtà da craftare. Teleportation fan 10. Sembra molto easy da craftare. Come si chiama? Teleporter. Molto easy. Teleporter frame. Ah, che roba è? Una multistruttura? No, a porta. Teleporter. Proviamo a craftare questo, non so in realtà. Craftiamone due. Cioè, se io mettessi questo qua, no, abbiamo detto. Se mi serve, cioè, se io metto questo qua. Richiede ovviamente energia. Vabbè, che però in realtà potremmo avere perché abbiamo esattamente qua. Quindi, bah, possiamo anche pensare di averla. Ah, no frequency. Ok, perché in realtà qua avete frequency non, owner non. Bah, possiamo fare base reactor in realtà. E colore, bah, colore lime facciamo. Ok, sì, possiamo pensare di fare. Dai, proviamo a farlo. Tanto grave, cioè al massimo non succede niente. Qui ovviamente adesso vabbè. Ah, anzi, non mettiamolo qua, però spostiamolo in parte, visto che. Mettiamolo qua vicino, visto, cioè vorrei evitare di. Mettiamolo qua nell'angolino. Questo, tic, ok. E beh, facciamo così. Qua togliamo questo. Facciamo, dov'è? Energy output verso il basso. Ok, e beh, facciamo così semplicemente. Facciamo questo punto così. In cui ci credete che non riesco ad avvicinarmi? Ok, facciamo il giro. Va bene. Ok, e beh, adesso tu ovviamente non avrai energia perché di là, dalla parte di là non c'è collegato niente, però. Teoria, se di là colleghiamo correttamente, cioè se di là colleghiamo la corrente, tu dovresti poter portare corrente. In teoria. Quindi no frame. Ah, no frame. Ah, vuoi per forza il frame. Vabbè, poi possiamo fare anche il frame. Ma com'è che si craft? Abbiamo detto the frame. Ma scusami, ma è tipo un portale refine glowstone block. Che si crafta? Nell'osmium compresso. Ah, ok, quindi va bene, non possiamo farlo comunque. Per ora non possiamo farlo. Vabbè, però possiamo metterlo. Ma possiamo metterlo anche qua allora, volendo. Perché secondo me è un portale. È un portale grande 2. Cioè, tipo un portale al Nether, ma grande 2x2. Non so perché ho questa.
cioè ho questa sensazione che sia proprio così, boh, perché mi sembrerebbe la cosa più logica, vi dico la verità, quindi probabilmente effettivamente è così, eh. Ok, qua facciamo così, qua vabbè, ci siamo ovviamente incastrati, ma non è grave. E qua per me questo sta nella parte sotto e poi qua si fa l'altra parte del portale. Cioè secondo me è esattamente proprio così. Cioè fai così e qua intorno metti il tuo portale grande 2, entri e ti teletrasporti. Ovviamente tutto questo sempre se il mondo non crasha. Beh, c'è sempre questo piccolissimo dettaglio. E ovviamente mi sa che consuma un po' di un pozzo di energia, però vabbè, quello ci pensiamo poi. Allora, qua in realtà abbiamo tutto fatto, quindi perché? Oh no, perché tu non importi? Non sei mica un gas, abbiamo detto. Oh no, ah, è fluido? Oh no! Non si può importare. Vabbè, non è grave. Posso mettere, perché in teoria questo dovrebbe entrare in un macchinario che dobbiamo craftare. Quindi vabbè, questo facciamo che lo togliamo. Oh no, quanto sei lento a togliere questa cosa. Niente, torniamo. Tanto ci ho capito perché perdo materiale che c'è dentro, lo so anch'io, grazie. Ti ringrazio, ma non posso farci molto in realtà. Quindi va bene così. Ok, questo. Ok, si rompe solo questo, bene. E rompiamolo e perdiamo tutto il nostro nuclear waste che abbiamo creato. Perché in realtà dobbiamo prendere tutto il materiale e gettarlo all'interno. Beh, qua questo output 2 possiamo deletarlo, sì, output 1 possiamo deletare anche questo. Facciamo reactor output, ok, e lo impostiamo, perfetto. Quindi qua in realtà possiamo dirgli anche, possiamo anche dirgli di input oggetti a destra. Perché qua in realtà dovremmo... Ah beh, ci serve anche energia, quindi qua bisogna portargliela per forza e mi sta bene. Però tu non voglio che ti colleghi, quindi passiamo da così sotto, direi. Ok. Perché qua dobbiamo fare una cosa delle quest in realtà, che è questo qua, che è il prossimo coso di questi in realtà, quindi già, qua possiamo già, questo episodio è un po' lungo, ma non lo facciamo perché dobbiamo fare cose. Ho perso mechanism. Ok, questo serve nuclear waste, ma che ha preso pressurized reaction chamber e si fa abbastanza easy come vedete, e questo qua dovrebbe trasformare il marciume qua che abbiamo in cose più belle sostanzialmente. Questo è quello che dovrebbe fare. Questo è quello che dovrebbe fare, ovviamente. Non è detto che sia così, ma pressurized reaction chamber, perché preferivo averla là in base in realtà, però ma in realtà anche qua non è un grosso problema. Allora, qua togliamo tutto. Allora, input da sopra, ovviamente, dove entra il nuclear waste. Come si usa questo macchinario? Vediamo. Ok, chocolate cake. Mettiamo 16 chocolate cake. Le mettiamo via. Ok. Allora, qua ovviamente serve nuclear waste più qualcos'altro, e a quanto pare da qualcosa. In questo caso, vabbè, immagino dia questo, recipe. È l'unico crafting che può fare. Si fa col pollonio. Che cos'è il pollonio? Ah, nuclear waste con acqua, ok, quindi easy, e sulfur dust da pollonio. Ok, will not decay interact with the bar. Ok. Quindi beh, in realtà possiamo fare tutto un coso attaccato, direi. Facciamo un coso non si attacca. Perché non ti alimenti?
Ah, non ti alimenti perché hai disattivato il coso dell'energia, vero? Sì, sicuro, dai. Perché ti hai disattivato l'ingresso energetico? Sì, ok. Ok. Perfetto. Ok, quindi, beh, qua serve anche l'acqua che abbiamo proprio qua in parte, quindi easy. Riutilizziamo sempre la stessa, tanto va bene. Ok, quindi qua facciamo così. Tac, tac, tac. Ok. Tac, fluids, input fluids. Perfetto. E qua ci serve in realtà anche però il fantastico. Allora, qua ovviamente, vabbè, abbiamo... Cos'è che ci esce, abbiamo detto? Tac, recipe, recipe. Si fa con nuclear waste questo e ci dà... Ah, polonium. Che sarà un gas, un liquido, non si capisce mai. Va bene. Però questo, vabbè, ci pensiamo dopo. Quindi ci serve... Ah, dobbiamo portare da qua, quindi... Ok, quindi... output. Da sopra. Sì, output da sopra, quindi logistical transporter. Ok, quindi output da sopra, va bene. Facciamo che esci fuori. È tutto un po' un... cioè poteva essere tutto più fatto meglio, eh? Sono assolutamente d'accordo con voi, ma è tutto fatto molto incasinato. Sono d'accordo, però va bene così per ora, nel senso che tanto non è troppo grave in realtà la situazione. Ok, quindi qua possiamo fare... No, scusatemi. Dicevo, qua possiamo fare così. Quindi, tac. Qua facciamo il fantastico input a destra. Perfetto, quindi qua facciamo input, qua facciamo input, qua facciamo input, in modo da non poter incasinare nulla. Dietro secondo me continua a essere un gas, quindi io direi già di fare il coso col gas, quindi facciamo così semplicemente, in cui mettiamo gases dietro output, perfetto, in cui mettiamo poi così, poi vediamo come si fa a fare questo, recipe, si fa con polonium, sempre acqua abbiamo detto, mi sa, vero? Sì, sempre acqua e fluorite dust, quindi anche qua serve in realtà un altro, quindi anche quindi qua ci spostiamo ancora di uno, ok. Però qua stiamo facendo una cosa orribile, orribilissima, perché stiamo uscendo dal chunk, quindi dobbiamo rifare tutto. Non dobbiamo assolutamente uscire dal chunk, abbiamo detto. Cioè, o meglio, in realtà potremmo uscire dal chunk, perché in realtà non mi interessa, perché comunque funziona tutto, eh? Cioè, basta metterlo chunk loadato. Ma visto che c'è possibilità che questo, che il reattore effettivamente faccia esplodere tutto, cioè proprio, ma proprio tutto, vorrei evitare questa situazione, diciamo. Però volendo potrei effettivamente fregarmene e far tutto fuori, tanto basta chunk loadarlo, e siamo comunque safe, ma evitiamo. Qua vabbè, perdiamo tutto il nostro, quello che abbiamo appena fatto, ma pota, così stiamo facendo dei test, quindi è purtroppo normale. Quindi qua qua mettiamolo sempre volante, però direi. O è rimasto? Ovviamente no. Cioè, ha tenuto la water, ma non il... Ok. E beh. Ci sta. Ok, quindi qua abbiamo il nostro waters. Mi hai tenuto anche le configurazioni in parte, magari. Saresti veramente fantastico se l'avessi fatto. Saresti veramente splendido, bellissimo, meraviglioso. Dimmi che l'hai fatto. Oh, sei bellissimo, splendido, meraviglioso, fantastico. Ok, quindi qua in realtà... Ah, aspettate, facciamo così. Così possiamo rimuovere tutto in una sola volta. Ok. Ok. Allora, qua prendiamo anche il magnete. Grazie. Ok. Allora, questo cos'è? Ultimate? No, ci serve questo che mettiamo qua così. Tac. E qua mettiamo input. Input. Qua mettiamo input. Però facciamo una cosa di questo tipo, così capiamo che stiamo andando dalla parte giusta. Ok, quindi
input. Esatto, e questa roba qua bisogna toglierla assolutamente, e non bisogna dimenticarsi soprattutto di non uscire dal chunk, perché ripeto ancora una volta, non serve, ma noi staremo sempre dentro il chunk, almeno a fare questa cosa, giusto perché già la mod non la conosco, non so come si comporti, vorrei evitare disastri potentissimi, diciamo, ecco, questo è la vera motivazione, perché sono sicuro che funzioni tutto perfettamente. Ma ok, bisogna fare un altro pressurized coso, quindi facciamolo subito. Quindi craftiamo il pressurized recipe tactic. In realtà possiamo averne uno solo, ma per semplicità, tanto materiale non si, assolutamente non ci manca, io ne crafto un altro, così ne abbiamo due separati e possiamo avere il tutto separatamente. Allora, energia solo da sotto, fluidi da nessuna parte, gas da nessuna parte, però dietro sì. Quindi inputti da dietro, perfetto. Inputti sempre da destra l'acqua. Quindi prendiamo la nostra bellissima mechanical pipes. Che facciamo? Beh, siamo già qua, quindi possiamo fare tranquillamente così, sperando che questi macchinari qua non consumino quintali e quintali d'acqua, perché se così fosse diventa nuovamente problematico in realtà. Ok, polonium pallet, che tra l'altro is the radioactive material that is used in several recipes. Non lo fai importato, it's necessary for singularity and that's what really matters. Ok, singularity in realtà non mi interessa, ma interessa questo usage, perché poi possiamo usarlo per fare i pallet, mi sembra, che non mi ricordo dove sono, comunque ci serve per fare tutte le cose della, esatto, della mecha suite che facciamo a questo punto, direi che facciamo nel prossimo episodio, ci vediamo se il mondo non è esploso, lo facciamo nel prossimo episodio. Fluorite dust, che cos'è? Ah ok, fluorite, ah ok, quindi lo sai fare, Applied, tu. Fluorite dust. Non sai farlo. Ok, quindi devo ovviamente insegnartelo. Abbiamo un pulverizer qua, che non vorrei evitare di tornare. Sì, pulverizer. Ok, lo facciamo caricare un minuto. Ok, che lo installiamo un secondino qua e ne facciamo uno, così ce l'abbiamo di esempio, e poi glielo faccio inputtare direttamente e basta. Ok. Ah, però non posso richiedere il crafting. E questo è un piccolissimo problema. No, beh, però posso... sì, no, non è importante. Posso... Sì. No, non è assolutamente importante. Ok. Allora, facciamo una cosa però. Sì, allora facciamo così. Drawer facciamo. Ok. Così lui mette dentro le due cose. Qualcosa che mi serviva? Sulfur, vero? Non mi ricordo più. Recipe. Sulfur dust, ok. Quindi, sulfur dust. Cosa sta succedendo? Ah, è là perché muore, vabbè. Non ci interessa. Ma posso duplicarlo dopo questa cosa? Ok, no, perfetto. Non posso. Fortunatamente non posso duplicarlo, perché altrimenti dicevo, ah, ma non serve a niente. Ok, allora no, possiamo fare questa cosa per semplificarci tutta l'operazione qui a noi, Guardate, possiamo fare così. Allora, possiamo fare... sì, possiamo fare così direttamente, guardate, facciamo così. Sì, diciamo di sì, potremmo fare tutto in modo un attimino anche diverso, in realtà, volendo, ma... Oh no, però abbiamo il magnete, vero? Sì. Ok, grazie mille, ma devo fare quello più potente di magnete, perché... in queste situazioni qua è abbastanza comodo, vi dico.
Ah, però così siamo. Ok, abbassiamolo di uno allora. Così non siamo abbastanza in alto. Che mi sa che mi sono incastrato. Ok, mi ero incastrato, mi sa, sotto il. Ecco, perfetto. E soprattutto finalmente dopo con. Grazie alla. Come si chiama? Grazie alla. Allora, intanto facciamo sulfur. Ok, e fluorite. Perfetto, dust. E tu quindi qua rimani safe. Poi devi fare così, non mechanical, ma questo. Ok, io voglio che tu sia così. Perfetto. Tu qua ti rimuovi. Perfetto. E semplicemente facciamo che qua, dov'è? Qua diventa blu. Qua logistical transporter invece diventa verde. Ok, input item a destra. Ok, così facciamo sostanzialmente tutto con un solo cavo, che uno è più comodo, due va bene, non è il massimo della bellezza, efficienza, va bene, non mi interessa. Ok, e beh, una volta fatto questo, tu hai il tuo gas, poi devi riuscire, quindi tu via. Ok, quindi tu devi fare output da sopra, giusto? Sì, perfetto. Output da sopra e puoi tranquillamente passare qui così, io ti dico. Sì, qua ci sganciamo. Puoi tranquillamente passare qua così, esatto, perfetto. E l'input è a destra, perfetto, tic tic, buono. Quindi input, qui sopra, output, perfetto. E qui adesso facciamo, ci serve il bloccatore, ovviamente. Questo configuring tool, tic tic, bloccato, e vorrei l'upgrade quello 64 massimo, quindi downgrade dovrebbe chiamarsi, esatto, iron downgrade, che semplicemente ci permette di storare massimo 64 oggetti, ed è utile in questo caso perché lui tiene 64 oggetti, così non li spreca sostanzialmente, visto che questa zona non può direttamente comunicare con l'upgrade, gli importiamo tutto il massimo che può e poi attendiamo semplicemente. Questo è quello che facciamo. Ok, ci serve però adesso, ci servono i sorter, che mi sa che non abbiamo in mano. No, sorter ne abbiamo 99 craftati, però quindi direi che assolutamente non è un problema. Ok, quindi qua ci siamo, sì, è tutto un attimino fatto a casaccio, ma adesso è fatto a caso, poi vedrete che invece avrà quasi senso la situazione. Ovviamente tutto questo bisogna ricordarsi di collegarlo dall'altra parte, quindi anche questo sarà una piccola cosa da dover fare. Tra l'altro simpatico, perché tutta questa cosa potrebbe esplodere da un momento all'altro, c'è anche questa cosa fantastica, perché se il reattore salta tutta sta zona se ne va via per sempre. Allora, io ho messo bluettino, quindi apro. Vabbè, qua possiamo alzarci perché non c'è limite. Tu però qua, esatto, devi stare così, perché sennò, esatto, se non sbagli, perché tu devi stare blu e tu devi stare verdino. Ok, quindi new filter, item stack, questo color blu, salva, perfetto, bam. Ok, l'ha sparato e dovrebbe essere finito qui dentro. Perfetto, molto bene. Quindi questo abbiamo capito che funziona. New item stack. Questo color green, salva. Bam, sparato ed è arrivato nel posto giusto. Ok, quindi il tutto qua funziona. Quindi top, signori, perfetto. Fantastico. Molto bene. Ok, quindi qua ci siamo. Qua abbiamo l'input in realtà. Perfetto. Qua abbiamo, ok. Quindi in realtà ci serve, allora, prendiamo così, ci ricordiamo, ci serve questo, in realtà, sulfur dust, questo, il fluorite dust, che dobbiamo sparare di qua, quindi semplice. Questo entangle porter ci serve, dobbiamo fargli autocraftare la fluorite, ovviamente, che essendo abbastanza, in realtà è abbastanza importante, normale. Dobbiamo fare autocraftare anche il fissible fuel, che mi sa che non sta procedendo troppo bene, mi sa.
perché qua vedo che va, ma vi ricordo che abbiamo la riserva energetica di emergenza di idrogeno che si sta depletando abbastanza in fretta. Detto questo, però, importando poi questo, possiamo creare vicino alla base, dove lo steam, possiamo importare vicino alla base. Ah, però aspettate. Steam, non era mica qualcosa di... Non è... Ma non era Steam, o sbaglio? O era Steam? Ah sì, era Steam. Ok, con lo Steam possiamo importarlo all'interno. Tanto Steam, mi sa che ne abbiamo già un po'. No, non abbiamo niente. Possiamo importarlo dentro l'API, re-esportarlo dentro una turbina e produrre energia per produrre fissible fuel, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è tutto, dovrebbe essere tutto un circolo funzionante, in realtà. Ah, ha finito di craftare i milioni di chorus fruit, simpatico. Ok, quindi qua dobbiamo inputtare ancora cosa che ci serve extra. Vabbè, ci servono solo questi due extra in realtà, perché poi il resto già ce l'abbiamo. E poi vabbè, dobbiamo importare quelle cose lì. Quindi in realtà vi dico, l'impianto qua sembra già completo. Pare completo, quindi torniamo alla base. Teleporter. Ah sì, dobbiamo anche sperimentare col teleporter.